Allora, mister, abbiamo ricevuto appena adesso la notizia che riguarda l'ufficialità di Principalli. Sono contento, un altro elemento che si aggiunge a questa rosa, sicuramente porterà esperienza, personalità, mi auguro. E sono convinto perché se un giocatore ha queste caratteristiche e credo che questa squadra abbia bisogno in mezzo al campo proprio di aiutare gli altri del reparto con queste caratteristiche, quindi grande una personalità, modo di stare in campo consolidato e quindi una motivazione per darci una mano in più. La posizione in campo quale sarà, quale potrebbe essere? Ma lui ha sempre fatto, comunque ha giocato a mezzo al campo, ha fatto spesso all'interno, però man mano che passano gli anni ha sempre rivestito, secondo me, anche con buon rendimento. Giocatore di riferimento davanti alla difesa, può farlo benissimo. Giocatore che sa leggere le situazioni, sa stare bene di testa. E vi ripeto, una personalità che secondo me in questa squadra necessita. Ecco, era proprio la personalità che mancava, che è mancata a questa squadra in queste 5 giornate? Ma sono mancate diverse cose. Queste giornate, però non vorrei neanche più appellarmi a niente. Adesso la squadra sta bene, fisicamente sta bene, abbiamo già fatto tante partite, dobbiamo essere al top e pensare solo al Monza. Niente altre scusanti o pensieri, la squadra sta bene. Adesso deve dimostrare responsabilità, deve dimostrare personalità. E quando parlo di squadra, naturalmente io sono il primo. E di meritare questa piazza, quindi io per primo e anche i giocatori. E adesso bisogna dare la svolta. Le partite si possono vincere, si possono perdere, perché sono tanti episodi e noi gli episodi siamo stati veramente un po' sfortunati. Però non voglio neanche appellarmi a questo, vi dico, continuiamo a lavorare, però dobbiamo fare un passo in avanti e appunto essere responsabili come squadra. Comunque questa è decisamente una partita importante per quello che diceva lei e soprattutto anche per dare un'ulteriore smossa alla classifica. Non dobbiamo pensare tanto alla classifica perché dobbiamo pensare alle nostre prestazioni e ai nostri miglioramenti. E quindi adesso la classifica la dobbiamo guardare relativamente. Dobbiamo pensare solo a migliorarci, a fare dei passi in avanti. Giochiamo contro una squadra importante perché comunque Monza ha dei giocatori come Polenghi, come Cattaneo, come Grauso davanti alla difesa, come Gasbarroni, l'attaccante Finotto che è un giovane molto interessante, insieme a altri che non sono tutti, sono dei giovani molto interessanti con una spina dorsale composta col preso del portiere che sta facendo benissimo, di esperienza. E hanno già recuperato i punti di penalizzazione, avrebbero 10 punti, è una squadra che sicuramente è forte anche per i nomi che ha, però noi dobbiamo pensare più a noi stessi e a crescere. Gioca col 4-3-2-1 il Monza? Beh, il Monza non lo so come sta preparando la gara, mi aspetto diverse cose, ma l'importante è come ci presentiamo noi. Ecco, nella zona nevralgica del campo, in attacco, domenica scorsa, insomma, anche col pallino del pallone c'è stata grande difficoltà a trovare le sortite giuste in avanti. Immagino che abbiate lavorato su questa vicenda. Sì, noi abbiamo lavorato, avevamo lavorato anche prima. Poi, naturalmente, l'atteggiamento che abbiamo avuto domenica da compitino ancora, quindi tutti attenti a fare le cose fatte bene, ma ci vuole qualcosa in più. Quindi non si tratta, secondo me, di moduli, non si tratta di tattica, eccetera. È ovvio che tutte le informazioni che ho potuto dare in un mese sono date costantemente. Adesso i giocatori devono dimostrare, e io per primo devo dimostrare di aver trasmesso quei 3-4 concetti chiave che sono alla base di tutto, che poi ci mettono in. E ci si affianca appunto il modulo, l'organizzazione, eccetera. E quindi ci vuole cattiveria, cuore e grande fame. E magari qualche attaccante che cerca la profondità? Sicuramente nel nostro parco di attaccanti non c'è questa caratteristica spiccata e naturalmente sappiamo chi sa dettare bene la profondità, naturalmente fa agevolare molto il lavoro della squadra.
altrimenti dovresti farlo con grande possesso palla e non abbiamo queste caratteristiche in questo momento, oppure dobbiamo lavorarci molto per questo e non possiamo permettercelo. Adesso dobbiamo cercare appunto questa cattiveria agonistica dove appunto la squadra pensi a proprio migliorarsi e con volontà ricerchi la vittoria, altrimenti rimarremo sempre belli bellini e facciamo tante occasioni da gol. Ecco perché vi dico che non è un discorso né tattico, la squadra ha creato, ha subito sempre poco, ha pagato tantissimo quel poco che ha concesso, su 6 gol, 4 errori individuali che si lavora benissimo, però dato di fatto è questo, quindi ci mancheremo su attenzione, mancheremo su cali di tensione e questo non deve più avvenire. Per quanto riguarda così da giocatore affiancare a Godeas da Polonia, Lauria, si è parlato in questi giorni di una seconda punta che potesse dare appunto quanto dicevo prima, poi c'è da sostituire Franchini appunto. Beh, intanto mi sono concentrato per Monza, voglio dire, adesso sono sempre in contatto naturalmente col direttore, stiamo cercando tutte le maniere di vedere, abbiamo dovuto fare le cose abbastanza in fretta, soprattutto lui, e quindi è ovvio che adesso certe cose vengono a galla e cerchiamo di migliorarle. Per la partita appunto questa qui mi riferivo. Per questa qui no, scusa, avevo capito per discorso futuro. No, niente, per questa partita qui ho a disposizione da Polonia, Lauria, Godes, Marconi, quindi sicuramente sono tutti che possono hanno le stesse possibilità di giocare. Valuterò appunto in considerazione di come vorrò affrontare la gara. Chi mi sta un attimino meglio oppure anche né durante la gara. Problemi difensivi per quanto riguarda il numero di giocatori sono rientrati in settimana? Sì, sono rientrati, è Bertolucci l'unico che ancora non fino a ieri ancora era in gestione, chiamiamola così, quindi non l'ho visto spingere al 100%, quindi l'unico dubbio è lui. Scardala invece ha recuperato bene. Abbiamo solo Battaglia, un problemino con Migliorini e valuteremo domani e basta. Quindi più o meno a 48 ore i convocati quanti? Ma sempre un 19-20 porto via comunque. Noi adesso c'è anche Principali, vediamo se viene tesserato in tempo e è disponibile, sicuramente lo portiamo comunque via, anche se appunto ha 2 giorni che ci conosce, però insomma intanto sta insieme al gruppo e così riesce a trasmettere sicuramente qualcosa di positivo anche fuori dal campo.